Intanto, Ivan, diamo il benvenuto al super ospite di quest'oggi. Non è assolutamente riduttivo, ma il giusto titolo è chiamarlo maestro perché con la M maiuscola, perché lui è veramente un grande del teatro italiano. C'è grande attesa a Taormina per lo spettacolo di Gabriele Lavia, ma intanto questa sera a Tindari Gabriele Lavia legge le favole di Oscar Wilde. Grazie E al contatto, sì, è questa mattina in qui collegamento con con noi. noi qui su Radio In. Quindi intanto buongiorno e benvenuto, maestro. Buongiorno a voi. Allora, sappiamo perché appunto dal suo entourage che abbiamo poco tempo, pochi minuti, perché appunto si dovrà spostare su Taormina. Mi ha molto appassionato. Oggi c'è una pagina di Francesca Taormina su Repubblica dedicata a questo evento delle favole. È nato quasi casualmente questo spettacolo, Lo maestro. chiediamo mentre torniamo in Sì. diretta anche in FM, così unifichiamo l'ascolto di chi ci segue attraverso il video su Sì, Facebook e di chi ci ascolta soltanto abbiamo fatto. attraverso la cara vecchia radio. Sì, è uno spettacolo che è uno spettacolo, in realtà è Dobbiamo sistemare un attimo il collegamento, dobbiamo sistemare un attimo il collegamento, diamo un po' più di audio per poter sentire quella che è la voce del maestro Gabriele Lavia che è con noi in collegamento audio qui su Radio In. Nuovamente buongiorno. buongiorno, mi Ok, sentite? adesso perfettamente, adesso finalmente ci siamo. Benissimo. Allora, lo spettacolo è un incontro col pubblico durante il quale racconto un po' della vita di Oscar Wilde e poi leggo qualche favola, non tantissime, perché sono favole molto lunghe e quindi più di due, a meno che il pubblico non desideri rimanere fino a tarda notte in teatro, non ne posso leggere. Comunque, Attenzione perché il sono pubblico di fronte alla sua lettura potrebbe anche chiedere di fare una notte bianca in teatro. magari sarebbe bello per tutti, ma non so se il portiere del teatro sarebbe felice. Sono favole molto particolari perché attraverso quelle favole in realtà Oscar Wilde racconta la sua vita. Vita perché la sua vita è quella di fare della sua vita l'argomento della sua opera, a cominciare anche dal suo capolavoro. L'opera di Wilde ebbe in fondo anche Dorian Gray, favola. Eh sì, si può È anche vero, è interpretare in vero. questo Ma sai, modo. Eliana, leggendo un po' la genesi di questo lavoro, mi ha colpito molto il racconto che fa Gabriele Lavia su come è nata questa idea di leggere le favole appunto di Oscar Wilde. Lui durante la pandemia a casa gli è saltato agli occhi questo libro, lo ha sfogliato e ha detto probabilmente ne nasce davvero una performance e quindi uno spettacolo. È andata così, maestro? Sì, è andata così. C'era un libro che sporgeva troppo da una serie che ho di un credito piuttosto lungo e buio. Naturalmente un corridoio lungo e buio è già una scenografia per un racconto del terrore. Ero in un corridoio lungo e buio È quando tenebroso. vidi un libro sporgere dalla libreria. Lo presi casualmente. E così. La favola nera, delle favole nere di Oscar Wilde. Io non ho ben capito se era la favola che iniziava con ero in un corridoio lungo e buio, se me lo stava Ma raccontando, ti ha ma con fatto un quella racconto, voce mi sono con quella persa voce. qualunque frase. Mi è venuta in mente la lettura di queste favole.
questa meravigliosa voce che ci ha accompagnato per tanti anni. L'Avi, appunto, è una delle figure centrali della scena teatrale italiana. Maestro, ho trovato anche un'analogia un po' con il suo essere bambino. Ricordiamo, Eliana, l'Avi è di origini siciliane, poi si è trasferito con il suo papà e la famiglia a Torino, e mi piaceva molto questa organizzazione di recite della compagnia dei filodrammatici nel Salone Blu di casa, maestro. Sì, me lo ricordo ancora. Mi ricordo ancora una battuta che diceva l'attrice più vecchia: credo che la commedia sia la disgrazia di essere morto. E iniziava con questa battuta, questa attrice apriva le braccia, le metteva alla testa in atto di disperazione e diceva: pausa di questa stagione, pausa, sono micidiali. Questa è l'unica battuta che io mi ricordo di quelle prove. Evidentemente il regista non era contento di come la dicesse e gliela faceva ripetere in continuazione, per cui mi ricordo quella battuta e non le altre. Ah, è rimasta impressa quella. Noi Sì, mi è abbiamo. rimasta impressa le angurie di questa stagione. Forse prima di morire voglio scrivere un romanzo che deve iniziare: le angurie di questa stagione sono micidiali. Voglio scrivere la mia. Sa che gli attori, quando diventano vecchi, hanno la bizzarria e il cattivo gusto di scrivere le loro biografie, le autobiografie. Sarebbe l'incipit più originale mai dato a un'autobiografia, iniziasse così. Sì, adesso ho l'incipit, per cui forse mi ci metto. Ok, noi vogliamo anche regalare al nostro pubblico una clip. Siamo alla radio, ma abbiamo il supporto di Facebook per poter regalare anche la visione. E allora vediamo questa clip che Abbiamo riguarda. scelto un frammento di una lezione di Gabriele Lavia a giovani attori di teatro. Guardiamolo insieme. Cosa pensa che manca agli attori di oggi? È molto semplice. Se questo attore è nato, studia, allora forse può fare qualcosa. Se questo attore è nato, non studia, non farà mai un cazzo. Se un attore che non è attore studia, non succede un cazzo lo stesso. Se è bello, farà qualche fiction in televisione, tanto lì più o meno va tutto bene. È molto semplice. Alla televisione, quando poi diventi un po' vecchiotto, che non puoi fare più la ragazza desiderabile da un punto di vista erotico, se hai un minimo di talento fai la madre, perché la madre deve saper dire le parole. Così anche i padri puoi fare, ma è molto difficile. È molto semplice, il teatro è un'altra cosa, è una cosa che non morirà mai, è eterno. Quindi ha tutti gli handicap dell'eternità. Fai i conti con l'eternità. Pensa, te che non sai nemmeno chi era Gianrico Tedeschi piuttosto che Renzo Ricci. Eppure il teatro è eterno. È perché non ha importanza chi lo fa. Non, neanche lo spettacolo che facciamo ha importanza, noi stiamo solo traghettando, tradizionando, te lo dico in termine, coi termini corretti, stiamo tradizionando il mistero, anzi, ve lo dico profondamente, il mistero dei tre specchi del mito. Questo non ve lo dirà mai nessuno.
Ed eccoci tornati, abbiamo ascoltato questa clip e queste sono delle lezioni che non hanno tempo. Sono delle masterclass, sono delle perle di saggezza. Il teatro non morirà mai, maestro. Non può morire, è statuto, se no non sarebbe il teatro. Vedevamo... Lo sguardo, io nessuno, cosa vuol dire la parola Dio, perché noi siamo tutti dentro una fede giudaico-cristiana, sia che uno ci creda, sia che uno non ci creda, è una fede che ha travolto tutta la vicenda umana del nostro modo di essere, ma il sguardo. Sguardo è quello che ci guarda da dentro quello che noi vediamo. Io vedo te e da te mi guarda l'amore, l'odio, il divertimento. Quello è il Dio. Noi non sappiamo più nulla perché abbiamo tagliato i ponti con la vera sapienza che è quella dei greci. No, è un discorso lungo, ma probabilmente è un discorso che fa ancora più specie, sembri sorprendente quando si parla da luoghi che di questa conoscenza sono figli, che sia la Sicilia, che sia l'Italia, un po' tutta, e quindi ancora di più queste parole dovrebbero essere veramente prese ad esempio e portate anche sui banchi di scuola, prima di tante altre magari, mi permetto di lanciare anche questa provocazione. Il vero problema della scuola non sono gli alunni, non sono gli scolari. Il vero problema della scuola sono gli insegnanti. Ricordo che insegnare vuol dire segnare dentro. Io ho avuto la fortuna, mi ricordo la mia insegnante di lettere mi segnò dentro. Sono fortune, incontrare degli insegnanti così sono fortune. Chi l'ha avuto, ma non ci sono più gli insegnanti di quel tipo. Noi possiamo pregiarci all'interno di Radio In di avere... Noi possiamo pregiarci all'interno di Radio In di avere degli insegnanti illuminati che hanno anche un loro programma pomeridiano, si chiama Docenti Ribelli, e loro veramente mettono anche l'arte in prima fila ed è bellissimo confrontarsi con loro perché sono dei rari esempi illuminati che possono soltanto regalare e aprire dei mondi immensi ai loro allievi, e poi cercano anche altri strumenti per andare oltre come quello del mezzo radiofonico. Ma io vorrei tornare ancora una volta a questi appuntamenti straordinari. Stasera, domani sera, Evan, possiamo ricordare dove sarà il maestro Lavia? Maestro, immagino il contesto stasera al Teatro di Tindari, e tra l'altro mentre parlava a proposito dell'insegnante, di ciò che ti rimane dentro, voglio immaginare questa performance di stasera come un po' facevano gli antichi greci, andavano a teatro per purificarsi, quindi con un fine catartico, e quindi sicuramente la suggestione del Teatro di Tindari e poi il 16 di Taormina darà una restituzione importante al pubblico. Tindari conosco molto bene tutti e due i teatri. Tindari è magnifica, sai, chi non è mai stato al Teatro di Tindari, ma quello che rimane del Teatro di Tindari, ma proprio quello che rimane, forse proprio perché è quello che è rimasto ed è bellissimo. Adesso io voglio chiedere a voi un consiglio, che dite? Questo recital lo faccio con la giacca o senza giacca? Senza giacca, perché ci teniamo alla sua salute. Arriverà Lucifero o non arriverà?
Arriverà, arriverà, io direi senza giacca perché fa veramente tanto caldo ed è... Bene, seguirò il suo consiglio, carissima. Ti stai prendendo una responsabilità. Senza giacca. Senza giacca, stasera quando ma vedremo... Ma è un consiglio d'affetto, capito? Di grande rispetto, dico, se l'hai guadagnato negli anni, non è una giacca a dare un esatto. valore aggiunto a Gabriele Rabia. Ma io la porto, io porterò la giacca in mano. Sì. E poi la metterò su una sedia. Questa cosa è sciccosissima, mi piace. È quasi filmica. Mi piace molto. Sì, è molto Oscar Wilde. Esatto. Sì. Sono emozionata, abbiamo partecipato anche noi senza esserne preparati alla costruzione di questo ingresso in scena. Abbiamo un regalo dato meraviglioso. Un piccolo contributo. Gabriele Rabia, grazie immensamente per averci dedicato il suo tempo. Grazie, grazie. Tindari stasera il 16 a Taormina. Grazie, Crepi, grazie maestro. Noi torniamo vive il lupo, anzi, noi abbiamo la pausa.